Eccoci qui in diretta su Aperitivo Aziendale qui su www.okeradio.it. Venerdì 19 giugno sono le 18:23 e mi sembra quindi il momento di accogliere, seppur virtualmente, il nostro Mario dal Web Marketing Festival. Io vedo già, insomma, il cartellone, no, dell'evento. Buongiorno, buonasera Mario. Buonasera, ciao, buonasera. Ciao, benvenuto, insomma, anche se questa è casa tua, però. No, è la casa di tutti gli ascoltatori di OK Radio. Io faccio solamente le pulizie ogni tanto, anzi bene. Non le faccio neanche, dire la verità. Come state? Ma direi bene, peraltro volevo dirti che qui c'è stato il sole tutto il giorno, così per mettere un po' il dito nella piaga, visto che mi hanno detto. Guarda, che allora, io non capisco come mai, tutte le volte che vado via da Legnano, nel posto in cui vado, si vede che mi porto dietro qualcuno che porta un po' sfortuna, qua c'è brutto tempo, lì c'è il sole. Ma si chiama karma, eh? Io te lo volevo dire. A proposito di karma, c'è qua una persona che vi vuole salutare. Ciao Ale! Ecco. E per farvi capire quanto karma abbiamo su questo tavolo, vi faccio vedere altre due persone. Uno è questo qua. Eccoli. E un altro è questo qui. Ecco, avete capito perché c'è così tanta karma in giro. Quindi do ovviamente il benvenuto, il buonasera anche a Valentina, Enrico e Andrea, che vedo, insomma, lì nel gruppo con te. Allora, raccontaci dove sei, perché io ho provato a dirlo, ma insomma, lo vogliamo sentire da te. Allora, sono in questo fantasmagorico evento che si chiama il Web Marketing Festival. Tra l'altro due giorni, non di bel tempo, ma di belli eventi e belle persone in giro. Tantissime persone. Tra l'altro la prima cosa che ho notato, che visto che era la prima volta che venivo in questa rinomata sede, è questo bellissimo centro congressi di Rimini, veramente molto molto bello, non so se siete mai stati, ma veramente interessante. 22 sale, 120 però relatori e tantissime iniziative interessanti anche a lato della giornata. C'è bel entusiasmo, mi comincio a sentire vecchio, però questa è la prima notizia che do agli amici di Aperitivo Aziendale. No, al di là degli scherzi, per dire che comunque c'è tanta gente giovane, sono tanti. C'è la nostra Italia che ogni tanto diciamo anche all'Aperitivo Aziendale, no? La lotta nel fango. Qua direi che sta cominciando a piovere, quindi il fango potrebbe arrivare, ma in realtà c'è gente che ha voglia di costruire e creare. Bene, insomma, questo ci fa molto molto piacere e esattamente in tema aperitivo aziendale, peraltro. No, io tra l'altro segnalavo, visto che ci sono tantissimi, guardate, questa qui è la diciamo scheda di tutti gli eventi, no? Tutte gli interventi che ci sono. Sono andato in un bellissimo intervento di questo pomeriggio di Eugenio Rambaldi sull'organizzazione aziendale, project management, web marketing, vi dicendo. La cosa bella non è tanto, tra l'altro, quella che viene detta la technicality, cioè il fatto che sia tecnico, bello, giusto, meglio. È il fatto che era simpatico ma funzionale, cioè le cose che avevo in testa, non tanto a livello di web e esclusivamente digital, me le ha risolte, insomma, me le ha fugate. E poi tra lì chiaramente, cioè, siccome quando ci sono questi eventi, ci sono le persone che seguono, arrivano anche le domande, quindi possiamo. Certo, quindi insomma, bilancio della prima giornata mi sembra assolutamente positivo. Sì, l'unica pecca, devo dire, è non aver potuto intervenire col buon Matteo Sarzana, che tra l'altro mi ha parlato di uno degli imprenditori che io preferisco, dalla nuova zampata digitale, a quanto ho sentito. Ah, ecco, quindi insomma, no, tra l'altro io volevo dirti che lui, come sempre, tiene il meglio per quando non ci sei tu, perché oggi ci ha parlato di quattro novità veramente esagerate, però... Vero, è una cosa incredibile, cioè probabilmente lì c'è il sole, c'è Matteo Sarzana e qua piove e non ci sono io. Così. Ecco, esatto. Due domande, facciamocele, ma... no, diamoci anche due risposte. Esatto. Valentina, volevo la salutare e... Sì? Così. Ciao, non sento. Non sente lei, però saluto. Ciao Valentino, ovviamente è sempre un piacere, insomma, avere anche lei. Questa volta non in veste di vale tutto a chiodo fisso, ma... No, vale niente oggi, non vale tutto. Ma... No, battuta un po' triste. Chiaramente domani altra giornata di Web Marketing Festival, ma siccome, visto che parliamo di eventi, e qua a fianco in questo tavolo c'è anche questa duplice veste dei due loschi figuri, che chiaramente Andrea e Enrico, dopo l'ultima puntata del Aperitivo Aziendale, che sarà venerdì prossimo, venerdì, certo, 26 giugno, arriva l'evento dell'estate. Ah, molto bene, famo, non lo so, una partitella in spiaggia? Beach volley? No.
il 29 e il 30 giugno il Mashable Day a Milano. Qui, insomma, ci siamo anche noi, non potete mancare. Assolutamente sì, ovviamente io scherzavo, anche perché qui di spiagge, insomma, la vedo un po' grigia. Però sì, esattamente. Allora, Mashable Day, noi ci saremo, per cui invitiamo anche voi tutti, ascoltatori di okradio.it, a partecipare, perché sarà sicuramente un bellissimo evento, una due giorni molto molto intensa. Non so se vuoi che dicano qualcosa, se gli stai passando la palla, non ti vedo. No, diciamo che comunque sono impegnati, stanno lavorando come sempre. Giustamente. Sudore dalla fronte, come se non ci fosse un domani, per cui insomma, cioè, noi siamo qua, adesso si è conclusa, diciamo, la prima parte della giornata, quella lavorativa, tra virgolette, adesso ci accingiamo appunto un aperitivo, una serata danzante. No, in realtà ci una sarà serata danzante, comunque, effettivamente entra un po' nei termini degli anziani, non volevo no, dire. Ma infatti lo dicevo appunto perché non è così, quindi sì, ci si ritroverà per un bel aperitivo. Domani chiaramente altra giornata di eventi e poi insomma tutti a casa. Bene, allora io non vedo l'ora di sentire cosa ci racconterai nelle prossime puntate di Aperitivo Aziendale, sempre qui insomma dai nostri studi, magari ci parlerai un pochino di quello che è stato l'evento. Mario, io ti auguro un buon proseguimento di serata, ovviamente, e mando un abbraccio a tutti, insomma, ai nostri amici lì al Web Marketing Festival. Non perdete la puntata di mercoledì prossimo, grande imprenditore, neanche quella di venerdì prossimo, visto che è l'ultima, poi si va in ferie. Non si può mancare, non si può mancare. Tra l'altro c'era anche un'applicazione che parlava di ferie, tra quelle citate da Matteo Sarzana, quindi ti dovrai riascoltare la puntata. Va bene, va bene. Ragazzi, ciao Mario, un abbraccio. Ciao, a presto, ciao.